Dicevamo prima anche sul distanziamento sociale, no? Probabilmente è più facile prendere delle strutture, degli alberghi, delle caserme, insomma, delle strutture in questo senso e trasferirci i detenuti piuttosto che riuscire a costruire un edificio, a meno che, insomma, non facciamo come in Cina, in 10 giorni tiriamo su un edificio in grado di ospitare Ma, i detenuti in sovraffollamento. ma quando si parla di strutture si tralascia di riflettere come per gli ospedali, che il tema non è soltanto avere le mura, ma avere poi il personale necessario a vigilare su queste nuove strutture. Noi spesso abbiamo inaugurato delle carceri che poi sono partite effettivamente tempo dopo perché non c'era il personale penitenziario per gestire queste nuove strutture. Quindi, semmai va messo in conto anche questo, ammesso e non concesso che si possano individuare delle strutture idonee e con i requisiti di sicurezza per tenere, delle persone recluse. Dopodiché, devo una risposta a Molteni, che è una persona seria ed anche un giurista, e che però si abbandona alla propaganda. Io l'attenuità del fatto e le depenalizzazioni riguardavano fattispecie, lui lo sa benissimo, che non prevedevano come sanzione il carcere, cioè tutte le depenalizzazioni che lui ha citato riguardavano fattispecie punite dal codice penale con un'ammenda, quindi con il carcere non c'entrano un beato fico secco. Mentre invece la questione che lui pone sul perché si sono presi provvedimenti emergenziali che poi sono stati non hanno prodotto gli effetti. Beh, intanto perché quei provvedimenti sono stati, diciamo, cancellati dal governo del quale faceva lui parte. E in secondo luogo perché quei provvedimenti miravano ad arrivare ad una riforma complessiva del sistema penitenziario, che non era, come è stato raccontato, uno svuota carceri, ma era un tentativo di tener conto della condotta a proposito delle rivolte dei singoli detenuti. Il detenuto che ha avviato un percorso di rieducazione può accedere a forme di pena, non cancellazione di pena, ma di pene alternative al carcere, che gli consentano anche di rendersi utile alla società, così come si fa in molti altri paesi europei. Il governo, di cui faceva parte Molteni, ha preso quella riforma e l'ha buttata legittimamente via, però non mi può fare la domanda sul perché poi sono ritornati a 62.000. Sono tornati a 62.000 perché quella riforma l'avete, buttata via, però questa è una discussione Mi del verrebbe facile passato. dire che il ministro era lo stesso, però, che è esattamente il Benissimo, ministro della giustizia che voi state ma serve a sostenendo. qualcuno. Quindi, Scusate, ma i mi sembra minuti. abbastanza contraddittorio quello che Benissimo, ma stai i minuti dicendo, però. sono. Ma i Ci minuti state parlo a te, governando con parlo a quel Bonafede, ministro, eh. parlo a Guarda tutti. che in un tempo normale, Andrea, scusami, in un tempo normale, alla luce di quello che è accaduto nelle carceri, con 22 carceri in rivolta, 13 morti, 70 agenti della polizia penitenziaria feriti, 35 milioni di euro di danni, il ministro della giustizia sarebbe andato a casa. Non vi Vabbè, siete nemmeno preoccupati di chiedere la sostituzione siccome del siamo nel ministro non siamo Bonafede. siccome non Quindi, siamo in un tempo guarda, io credo normale che e ci siccome l'hai detto togliamo, tu, non siamo in un tempo normale e ci dobbiamo occupare di. togliamo le polemiche. Volete discutere di carceri, di sovraffollamento delle carceri? Lo possiamo fare. Magari discutiamo anche del principio della certezza della pena, magari parliamo anche delle vittime e Molteni, dei familiari che un subiscono i reati. attimo solo. Però se dobbiamo discutere di sovraffollamento delle carceri col provvedimento che avete inserito nel Cura Italia, e questo non è il confronto, questa è l'imposizione, la maggioranza impone una linea e l'opposizione o è d'accordo oppure si lamenta. Fatemi Oppure se siamo sentire, d'accordo direte scusate, ci fatemi lamentiamo sentire un e credo momento. che non sia una soluzione migliore. Io penso che ragionare ancora di maggioranza opposizione, quello che è stato e quello che sarà, tutte le chincaglierie della fase precedente non serve a A niente. niente. Adesso mancano pochissime ore a rischio di un'esplosione. Ecco. Ci vediamo, ne parliamo, discutiamo di assumere alcuni provvedimenti o continuiamo a discutere di sistemi, di massimi sistemi in astratto. Aspetta, Questo è aspetti il un punto attimo, che si pone alla perché politica. torniamo anche Io ho se la non mancano poche responsabilità di ore. Dello vedere, Stato, io non mi io ho rendo la complice di questa responsabilità di scelta. Se il esporre provvedimento 32.000 è poliziotti che lo Stato penitenziari a rischio di arretra contagio, rispetto non al me la principio prendo. di Legalità, legalità, io io questo non lo l'accetto, noi questo non lo palco, accettiamo. vado un momento da.